Credo nella parola di Gesù. Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici, buona settimana. Accogliamo la luce della parola di Dio anche oggi e ci accompagnerà tutta questa settimana il Vangelo secondo Giovanni. Oggi lo accogliamo nel capitolo 4, dal 43 al 54. In quel tempo Gesù partì dalla Samaria per la Galilea. Gesù stesso, infatti, aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi, infatti, erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Amen. Carissimi amici, oggi abbiamo ascoltato l'episodio di Gesù che, ritornando nella sua terra, trova l'apertura da parte di una persona speciale. Era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Una persona speciale, importante, piena di autorità, di potere, ma che di fronte alla malattia del proprio figlio, una malattia che lo stava portando alla morte, riconosce la propria fragilità, impotenza, incapacità di farlo curare, di farlo guarire. E si rivolge a Gesù e gli chiede di scendere verso Cafarno, presso il lago di Tiberiade, e di guarire suo figlio. E va di persona da Gesù a chiederglielo. Ha questa fiducia, una fiducia certo disperata, perché non aveva altre possibilità, ma nel suo cuore ha deciso di andare da questo Yeshua, da questo Rabbì, che compiva davvero delle cose grandi, dei prodigi, dei miracoli rispetto a tutti gli altri. Gesù risponde dicendo: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Ma è un'affermazione che noi sappiamo non la fa tanto a quella persona, ma quanto a tutti, che sempre cercano i segni e i miracoli. Sta mettendo alla prova la fede di questo padre, questo funzionario del re. Tanto che lui di nuovo gli dice: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». È deciso, ha una richiesta ben precisa. Scendi, Signore Gesù. E cosa gli dice Gesù? Va, tuo figlio vive. Ecco, Gesù lo ha sconcertato, lo ha improvvisamente distolto da quella scena immaginaria che il funzionario del re stesso aveva. Cioè Gesù doveva fisicamente scendere, quindi
scendere, perché era comunque in un paese di collina, fino al mare di Tiberiade, a Cafarnao, e pregare per il figlio. Gesù dice: vai, tuo figlio vive. Che cosa poteva quest'uomo, questo padre, pensare? O è matto? Dice: questo rabbì, gli ho chiesto di venire e mi dice che non deve venire perché è già vivo. Cosa fare di fronte a questa affermazione di Gesù? Versetto 50, quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Ecco che cos'è il dono della fede, fratelli e sorelle. Non è credo in Dio, credo in qualche entità soprannaturale che può aver creato il mondo, che ci sia, che non ci sia. Credere. Quindi la fede significa avere certezza nelle parole di Gesù, nelle parole del Vangelo. Noi siamo spesso molto riempiti e affannati da molte, potremmo dire, leggi, precetti, tradizioni, abitudini di preghiera, e quelle le chiamiamo fede. Vado a messa, faccio la preghiera, vado in chiesa, quella la chiamiamo fede. In realtà la fede è proprio questa. Quell'uomo credette alla parola di Gesù. Credere nelle parole che si realizzano, che si fanno carne. Quell'uomo quindi scende verso la propria casa e finché scendeva gli vennero incontro i suoi servi dicendo: tuo figlio vive. E quindi vedete che bello già l'annuncio della buona notizia. Gliel'ha detto Gesù, perché in quel momento l'aveva guarito a distanza, e lo dicono i suoi servi che vengono, e va a casa sua e trova suo figlio vivo, guarito, risanato. Allora oggi questo Vangelo, all'inizio di questa settimana, ci spinge a cambiare il concetto di fede nella nostra vita. Noi non vediamo tanti aspetti che il Signore deve ancora fare, tante cose, anche nella nostra stessa vita, nella nostra società. Noi vediamo sempre il contingente, la realtà, la malattia, il problema, la crisi. Dio vede molto più in là. Allora oggi il Signore ci spinge a credere, a proclamare la Sua parola. Allora vi invito, invochiamo lo Spirito Santo che ci aiuta a credere in queste parole, in questo Vangelo. Vieni Spirito Santo, oggi noi abbiamo bisogno di Te. Oggi noi abbiamo bisogno di essere incoraggiati, di essere rafforzati nella nostra fede. Spirito Santo, rafforza la nostra volontà, la nostra decisione. Allontana la pigrizia, l'accidia dalla nostra vita, la lentezza spirituale che spesso mi impedisce di credere alle parole del Vangelo. E mi lascio andare alle mie comodità, di fare da me stesso, da solo, e non lasciarmi guidare da Te, dalla Tua luce. Spirito Santo, vieni. Rafforza la mia fiducia nel Padre, che mi dona tutto ciò che io gli chiedo e di cui io ho bisogno. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora oggi lo slogan che ci accompagnerà tutta la settimana e facciamolo nostro, personale, proclamiamolo, ed è proprio questo: credo nella parola di Gesù. E per credere nella sua parola la dobbiamo leggere, la dobbiamo ascoltare e la dobbiamo proclamare, altrimenti rimane un'affermazione così, buttata al vento. Quindi leggi la sua parola, proclamala, credici che si avverrà oggi e in tutta questa settimana. Oggi anche come Shout Koinonia vi vogliamo presentare nel nostro canale il Salmo 125, grandi cose ha fatto il Signore per noi, ascoltatelo già, perché anche questo Salmo cantato
ci può aiutare a vivere la nostra fede. Grazie che mi avete accolto. Buona giornata, ci vediamo domani. Ciao. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Grandi cose.